Guattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su Amnesia: The Dark Descent. Ricordatevi, ragazzi, che il vostro sostegno con i mi piace è assolutamente importante affinché io possa capire che volete continuare a guardare questa serie. Quindi vediamo se riusciamo a raggiungere almeno i 70 like anche per questo episodio. Comunque, io vi ringrazio, ragazzi, sempre appunto per i mi piace che lasciate, ve ne sono grata. Ed eccoci qua. Allora, la volta scorsa avevamo fatto uno strano incontro tipo nel quarto. Tipo una roba del genere. Ero riuscita ad arrivare qua. C'erano tipo 10 miliardi di porte. Non ci rimane tantissimo olio. Qua abbiamo dell'audano. E ragazzi, il nostro amico purtroppo Dan non è che se la passa molto bene con la salute mentale. Per cui quanti acciarini c'ho? Pure 3. Non me ne sono rimasti moltissimi. E via, spacca tutto qua. Facciamo un po' di rumore. Sì, proprio. Guarda. Non vedo l'ora di farmi scoprire, ragazzi. Allora, io veramente, ragazzi, non so più cosa pensare allora di questo gioco, perché mi sta mettendo non poca inquietudine. Allora, io non mi ricordo di preciso ora che stanza eravamo entrati. Probabilmente era questa con i barili giganti. E qualcuno di voi, comunque, no, forse era entrata da qua. Mi aveva suggerito di fare attenzione d'ora in avanti, perché è probabile, appunto, che faremo incontri non molto piacevoli, a quanto pare. Poi, tra l'altro, io non ho ancora molto chiaro quello che dobbiamo fare. Non mi ricordo. Probabilmente sono arrivata da qua io. Sì, ero arrivata da qua. Allora, ragazzi, scusate un attimo, mi devo orientare ancora. E purtroppo quello di cui ho paura è che l'olio non durerà ancora moltissimo. Quindi, Bonnie! 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 Buono, 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 Dan. Buono, buono, ragazzi. È impazzito. Sta totalmente impazzendo. Dice che la sanità mentale è pericolosamente bassa. Assicurati di stare alla luce e cercare di fare progressi. Allora, sì, quando ci sono i puntini, vuol dire che sta andando. Il laudano purtroppo serve per le ferite fisiche, non per le ferite mentali. Quindi dice: devi cercare di fare progressi. Guarda, sicuro. Comunque, leggiamo sta nota. Oh shit, il diario di Daniel. Certo, Daniel, nessuno te l'ha chiesto, ma va bene lo stesso. Diciamoci la sincera verità, Dan. Hai preso qualcosa che non dovevi prendere, zio. Questo è chiaro, si tratta le cose malefiche. Oddio, raga, è tutto maledettamente sfocato. Cazzus, è impazzito, sta impazzendo, Gesù. Allora, con calma, Dan, con calma, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Tra l'altro, mi avete detto che probabilmente i nemici si possono rallentare in qualche modo. Però non, ovviamente non li si può ferire. Quindi cercherò di tenere a mente anche questo. Oh, qua c'è un'apertura nel muro. Oh shit. Posso spostarla questa? No, ma aspettate però. Ah! Porca zozza, ma vaffan. Ok, se qualcuno non mi voleva sentire, mi ha sentito. Ma proprio benissimo, direi, Sta cazzo di sostanza di merda è bloccata dall'altro lato. Cos'era a dirmi? La porta che conduce alla stanza sul retro è bloccata. Quindi è qui che dobbiamo andare, in questa stanza sul retro. Trova un'altra strada. Certo, Dan, certo, come mi suggerisci te. Guarda, io non vedevo l'ora di trovare un'altra strada, vero? Ah, ma qua ci sono stata già. Giusto? Ok, facendo progressi comunque un minimo di sanità mentale, ragazzi, si recupera. Per cui va bene, io poi ho rifatto tutto il santo giro, ma comunque è verso qua che dobbiamo andare. Però, allora, cercando di evitare questa merda per terra. Qua è aperto. Ok, io sento dei rumori orrendi. Va bene, io ci passo, guarda, sono talmente piccola da poter passare qua sotto. Vai!
Che c'è? Che c'è? Caspita, state buoni! Stai buono, guarda, guarda, guarda la luce, ah, inebriati di questa magica luce, forza Dan, dai Dan, ce la puoi fare Dan, ragazzi, presto mi finirà l'olio. Ah, che poche gocce d'olio, ah, oddio, oddio, meno male. Ok, ok, abbiamo riempito la lanterna, questa è un'ottima notizia, però suppongo fosse l'ultimo olio che era dentro quel barile. Allora, qua c'è una sorta di meccanismo, sembrerebbe... Per cui raccogliamo quello che possiamo raccogliere. Quanti asciarini c'ho? 3. Pure asciarini non me ne rimangono tantissimi. È da notare. Io comunque esploro tutti gli scaffali perché non si può mai sapere cosa possono nascondere. Nascondere qualche altra cosa. Qui c'è qualcosa qua dietro. Aspettate che controllo. Potrebbe essere. No, non c'è niente. Oh, ma che cazzo c'è? Perché ci sono 2 barili davanti alla porta? Un motivo ci sarà. Inceppata! Ma che palle, ma è il giorno della sfiga oggi! La porta è bloccata, il meccanismo è inceppato e i miei coglioni si sono spaccati! La corda non aprirà la botola, ci deve essere qualcosa che ostruisce la carrucola. Sì, le mie palle ci sono rimaste incastrate! Le mie palle sono rimaste esattamente incastrate lì, lo sapete? Che cosa ostruisce la carrucola? Che cosa? Oh! È quell'affare lì che ostruisce la carrucola. Ma ci penso subito. Oh, ecco fatto. Ah, problema risolto. Ah, di qua ci siamo stati. Va bene, ok, buono così. Giriamo il coso qua. Vediamo che cosa riusciamo a fare. Aperta? Buona, buona per noi, buona per noi. Andiamo, me butto. Buttati dentro. Oh, oh Gesù, che posto è questo? Perché continuate a torturarmi così? Voi siete malefici, maledetti e tutto il resto. Archivi nella cantina. Archivi dentro la cantina. Ok, urto contro la superficie. L'acqua scura dell'Atlantico lo soffocava mentre lottava. Non ho finito di leggere. Allora, state buoni, mettate. Ah, che c'è? Oh merda, perché siamo in acqua? Boni, 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 boni! Che me volete dire? Che cosa state cercando di dirmi? Che c'è qualcosa nell'acqua? Che io non vedo perché l'acqua è trasparente. Che cos'è, un mostro invisibile? Ho uscito! Ho uscito, ok. Ok, esisti. Ah! Stai buono. Vaffanculo, vaffanculo, va, vattene, va. Minchia, come faccio ad entrare lì? Se è lì. Ah! Oh merda! Ah, shit! Minchia, che odio sto coso. No, ci mancava questo, eh. Non posso continuare a usare la lanterna troppo. Cazzo, io penso di doverci entrare lì. Boni, concentrazione, io vado. Io vado. Ah, sali Dan. No, sali, sali. Ok. Se non mi se ne va la voce dopo questo acuto, non mi se ne andrà mai più nella mia vita. Probabilmente ci sono ossa, resti qua. Ma dai, lo sapevo dove entra. Vedete che c'è sana. Una leva? C'è sta la leva, eh? Pensavi di fregarmi. Ah, pezza di merda. Allora non ci sta niente sui scaffali. Spero di no. Ok, ha fatto qualcosa. Su. Osci. What the fuck? Oh merda. Oh merda. Ho attivato qualcosa, ma non è che ha tempo, no? Spero di no. Ok, la cosa in questione sta funzionando. Quindi io me ne andrei. Vuoi mangiarmi le unghie dei piedi? Perché è quello che potresti mangiare adesso. Cazzo! Allora io con la mia precisione. Via, 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 via! Oh shit! Mangiami il sedere, figlio di una grandissima. Oh! Ok, cercherò di essere
precisa, ragazzi. Ma allora, eccolo là, lo sapevo, lo sapevo. Appena detto, cercherò di essere precisa. Cercherò di essere precisa, ma non può funzionare sta cosa con me. Non può funzionare. L'olio continua a scendere. L'olio continua a scendere. Sta musica, oddio, sta musica malefica non mi aiuta. Piano, 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 Dan. Piano, Dan. Suppongo che dovrei andare di qua. Op! Op! Ok, non mi avrai. Non mi avrai. Tu sia maledetto. Non mi avrai. Come no? Come no? Come no? Proprio giustissimo, guarda, giustissimo, giocherina, quello che stai dicendo. Piano. Oh shit. No, non mi dica era a tempo. Oddio, non mi dica presto coso, non mi dica era a tempo. No! Era a tempo. Che sfiga di merda. Ma devo tornare fino a lì. Vabbè, ma molla. Molla. Comunque questo mostro sembrerebbe essere attratto dal rumore. Adesso che ci faccio caso, probabilmente. Quindi qua ci sono vari oggetti, adesso che sto notando qua sugli scaffali. Porca vacca, minchia, qui. Vado! Vado! Minchia, Daniel. Minchia, Daniel. Tu sia maledetto, questa è una questione di precisione. E io sono una pippa per quanto riguarda la precisione. Ok, calma. Sì, infatti è a tempo. Aspettate però, cioè, scusate. Oh, ma te stai buono. Mo te scureggio in faccia. Allora, fermi. Devo poter prendere, ok, uno di sti oggetti. Se io lo lancio di là. Ok, lui va di là, lui va di là. Io corro, 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 corro. Mi raggiungerà, mi raggiungerà. Vado, vai, Daniel, muoviti, cazzo. Muovite, 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 muovite. Shit, shit, sali. Sali, Dan. Ok, c'era un altro qui. Quanti cazzo ce ne stanno? Recuperiamo la calma, intanto l'olio scende. Maledizione, non vedrò più niente. Non vedrò più niente. Ok, qua c'abbiamo una cassa di olio. Olio, cassa. Toh. Va lì, vaffanculo. Io vado. Io vado, vado alla cieca. Ma vado, oh shit. No, qua c'è un altro cancello. Sti pezzi che sono. Dove sarà la leva? Ci sarà un'altra leva, per forza. C'è una manopola. Ok, 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 ok. Guarda, ti regalo un bel torso umano. Guarda, vattela prendere. Vai, 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 vai. Daniel, Jack! Ma che cazzo è? Gliel'ho tirato! Gliel'ho tirato! Ma mi stai più per culo! Che figlio di una grandissima... Dobbiamo aspettare forse che comincia ad andare. Probabilmente. Intanto che l'olio scende. Ah sì! No, devo aspettare. Sono stupida. Sono proprio stupida. La carne morta può agire da distrazione. Danno anche suggerimenti. Sono stupida perché devo aspettare che lui arrivi lì. Quindi mi devo dare il tempo. Mi devo dare il tempo. Ok, dove siamo? Siamo riusciti da qua, perfetto. Da questo cancello. Ottimo, ottimo. Allora, intanto vediamo se riesco a tirargli questo. Vai lì, grazie. Grazie, zio. Vai, 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 vai. Gentilissima concessione, concessione, anzi, semmai. Ovviamente lui sente i rumori, sente i rumori. Ah, però guardate, rimane un po' lì a rosicchiare quello che gli si lancia. Ottima cosa, ottima cosa. Zio, vai. Vai lì, vai lì. Grazie, grazie. Aspettiamo che ci arrivi, ragazzi, perché sennò... Ok. Dovrebbe esserci arrivato. Io corro, 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 corro. Shit! Minchia, è troppo veloce sto coso. Ok, è tornato di là. Ok, è rimasto lì rosicchiando. Fermi tutti, raga, fermi tutti, Questo io non me l'aspettavo, vi dirò sinceramente. Una sorta di forza mostruosa, invisibile, che è capace di ucciderti e sgranocchiarti le unghie. Non me la sarei mai aspettata, sinceramente proprio parlando. Guarda là, guarda che te lancio. Guarda che te lancio, mangia, mangia, zio. Mangia, amore, mangia. Mangia, bello di papà, mangia. Apri, apri, apri. Qual è il senso? Eh no, è nata. Ma vaffanculo.
culo, Daniel! Pure te! Minchia! Verso sinistra, cazzo! Verso sinistra! Stalli tu! Va lì, vai! No, niente, non ce la farò mai, raga. È impossibile. È impossibile, non ce la farò, non ce la farò, ce la farò, ce la farò, ce la farò, ce la farò! Ce la farò, cuccia di Daniel, cazzo, corri! Corri, lo sapevo che sapeva di qua, pezzi di merda! Oh, oh, ok, ok, che è sta cosa? Ago cavo, che me ne faccio di un ago cavo? Mi sta per finire l'olio! Oh, allora, un potente ago chirurgico, ha qualcosa? Ovviamente dovrà pur servire, ma la domanda è lecita, a che cazzo servirà? E chi lo sa, e chi lo sa. Shit! Daniel, sei un pezzo di merda! Forse serve... Daniel, ti odio comunque! È una semplice serratura, proviamo ad usare questo. Vediamo se serve a qualcosa. Oh! Ma dai! Zio, ci si vede! Ciao, ciao, ciao! È stato un piacere. Tunnel dell'archivio. Il luogo diventa sempre più schifoso. Aiuto, gridò mentre l'oceano lo soffocava di nuovo. Oh shit, parlano di acqua. Di acqua, in questo caso ci sta, dai, ci sta. Siamo ancora nell'acqua? Ma siete seri? Ma siete seri, regà, però, eh. Non è possibile. Oh, 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 che cazzo è? Che cazzo è? Oddio, di nuovo, no! Oh no! No, non mi potete fare questo! Non di nuovo! C'era una porta lì! Forse ci dovevo entrare! Che cazzo sta succedendo? Che cazzo ho girato in tondo? Che cazzo sta succedendo? Olio! Olio finito! Olio quasi finito! Basta! Oh! Perché la musica è così? Perché la musica è così? Ah! Ah! Aiuto! Non so dove devo andare. Ah! Lasciatemi, mamma! Basta, aspettatela! Ah, non ce la posso fare! Ah, non ce la posso fare! Ah! Robin! Oddio, Robin! Che c'è, amore? Che c'è, amore mio? Oddio. Oddio. Oddio, raga. Recuperiamo un attimo di calma. Recuperiamo un attimo di calma. Perché pure Robin, che mi ha sentito gridare così come una demente, giustamente si è preoccupata per me. Robin, sei un amore. Grazie, amore. Va tutto bene. Cioè, raga, cioè, sti momenti sono vivibili. Sono vivibili con quella musica. Che c'è, amore? Hai ragione, amore mio, hai ragione. È tutto a posto, è tutto a posto. Si è preoccupata, ragazzi, pure lei, pensate un po'. Ok, andiamo. Non ho letto manco dove siamo entrati di preciso, però... Oh. Ok, va bene. D'accordo. Che ci fanno queste due belle gambine? Acqua. Ok, sì, è acqua. Possiamo toccare l'acqua. Bella, bella creatura, oserei dire. Comunque questa stanza, insomma, questo luogo è un non so che di mistico. Accendiamo, ok. Questo lo posso spaccare per sfogarmi un po'? Ecco qua. Ah, mi sono arrivati frammenti in faccia. Mi hanno pure sfregiato, ma non mi interessa. Mi interessava un attimo. Io dovrei entrare là dentro. Ma che è davvero? Ma chi devo dare ascolto, mo? Allora io sono arrivata da là sotto. Qua c'è qualche altra cosa. Sembrerebbe di no. C'è qualcosa. Grazie, grazie. Si sono ricordati di fornirci un pochettino di olio. Che meraviglia. Allora, questa musica però, devo dire, ragazzi, che dopo il momento di stress che abbiamo appena vissuto, è abbastanza rilassante. Questa porta si può anche aprire, ragazzi. Però se si è aperta prima quella porta, probabilmente significa che dobbiamo andare prima di qua.
Credo io, no? Eppure non lo so, raga. Io comunque andrei a vedere pure sopra cosa c'è, eh. Aspettate, perché allora giù ho visto c'è un'altra porta. Qua c'è l'accesso allo studio, a quanto pare, e ad un'altra camera ancora, che sarebbe la stanza degli ospiti. Proviamo ad entrare nella stanza degli ospiti. È un altro sogno, pensò, e urlò con tutta la potenza dei suoi polmoni. Oh shit. Davvero incoraggiante tutte queste scritte. Oh my god. What do you want with my journal? Quindi noi siamo stati qui. Noi siamo stati qui, a quanto pare hanno messo a suo quadro sto mondo e quell'altro pure. Togliete. Posso aprirli i cassetti? Wow, che spettacolo! I cassetti che si aprono anche stando così. Meraviglia, vabbè, non ci sarà un cazzo, figuriamoci. Va bene. Comunque guardiamoci intorno, perché non si può mai sapere, ragazzi, se ci può essere qualcosa di utile. Minchia, il casino che avete fatto qua dentro, ragazzi. Mi pare proprio il modo di rilasciare la camera di un ospite. Fate schifo, vergognatevi. Fate schifo veramente. Allora, andiamo un po'. Ecco. Oh, laudano, grazie mille. Soltanto questo? Il calamaio ve lo butto in faccia, il calamaio. Che dice? 1839. Oh. Che a quanto pare un poveraccio è tornato da questa spedizione gravemente mutilato e ha detto che non è stato attaccato da un animale, ma qualcosa di orribile. Qualcosa di orribile. Oh mio Dio, ma perché dovete continuare a fare questa pressione psicologica? Veramente non capisco. Guarda che casino, non si può manco passare. Ma che cazzo. Sangue. Ovviamente è normalissimo che dovunque ci sia del sangue, no? Ecco qua, qua c'è un armadio. Non so quanto sia positiva sta cosa. Una camicia zozza. Che altro, che altro, che altro abbiamo? C'è un mostro sotto al letto? Io spero di no. Ah, un'altra nota. Ancora. Ok, recuperato ste cose e... Ok, non gliene fregavo un cazzo lì, zio. Mistica, ma che è? Raga, ma a che gioco avete giocato? Cioè, mica una cosa da poco, eh. Shit, ragazzi, qua c'è un piede di porco. Una cosa normalissima da trovare nella camera degli ospiti. Che dite? Qua qualcuno si è pure divertito a spaccare un po' le scatole. Palanchino? È così che si chiama in questo gioco? Palanchino. Io non avevo mai sentito chiamare il piede di porco palanchino. È la prima volta, raga, ve lo giuro. Mi suggerirà mai di usare il palanchino? Vediamo un po'. Ecco qua, infatti. Tac. Ed ga. Oh, ah. The key. Please let it be here. La chiave? Di che cosa? Daniel, ti stanno rivenendo sprazzi di memoria che mi stanno confondendo non poco. Una chiave importante. Anche io l'avevo capito. È nascosta nella stanza degli ospiti. Certo. E anche altri armadi. Chiudi, chiudi, chiudi!
sa usare anche le porte. Wow! Si è venuto a Fangiretto e se n'è andato. Ok, a quanto pare, ragazzi, questa cosa qualcuno di voi me l'aveva accennata. Sentire la musica è importante, perché la musica dedicata al mostro, quella che abbiamo appena sentito, indica la sua presenza, oltre ovviamente i suoi versi, i suoi gorgogli. E quindi quando la musica finisce, vuol dire che il mostro non c'è più, Allora, c'è qualcosa. Stavamo cercando una chiave. Ovviamente la chiave non è più qui, cazzo. C'è solo una nota. Minchia, quasi ci rimetto le chiappe. Eccala. Oh, la sfera è montata. Bravo Daniel, un applauso. Hai imparato ad usare la colla vinilica. Beh, direi di sì. Come è strano il fatto che ci sia una presenza. Ci siano più presenze, a quanto pare, nell'acqua, in giro, che ci sta dando la caccia. Mo chi c'ha il coraggio di uscire? Vabbè, raga, non abbiamo trovato nessuna chiave. Nascosta nella stanza degli ospiti. Dove? Dove che non ho trovato una minchia? Cioè, comunque non ha cambiato sta cosa. Quindi, se lui non ha cambiato la cosa nel promemoria, significa che probabilmente c'è sta chiave, la dobbiamo trovare. Quindi io non me ne vado da qua fin quando non trovo sta cazzo di chiave. Però, dove sarà? Sarà nascosta da qualche parte. Ovviamente, sarà nascosta in qualche punto strano. Cioè... Non posso cliccare, succede qualcosa. Oh. Sì, grazie. Sì. Ci pensi te, che sei? E che sei? Sei il Sylvan degli incubi, sei capace di farmeli sparire. Comunque qua ho già controllato, ragazzi, qua non c'è una minchia. Non so, mi sono persa qualcosa. E comunque era qui dentro, forse. Dentro questa camera. Fermi. Oh! Eccolo qua! Ah! Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Certo, certo Daniel, hai avuto un'idea geniale. Perché metterla in una bottiglia? Io la prendo. Chiave della sala macchine. Oh shit. Oh shit, io credo che qua abbiamo fatto tutto. Fatemi vedere che dice adesso il promemoria. Non c'è più niente, ok, perfetto. Quindi questo comunque devo tenerlo a mente, nel senso che se è una cosa non sparisce dal promemoria, è importante. Quindi adesso abbiamo la chiave della sala macchina. Abbiamo ancora l'ago cavo, attenzione, non dimentichiamocene. Chi c'è il coraggio di uscire? Io no, vabbè. Non fa ridere. Diede una scorsa al libro dei re cercando le figure e contò. 9 diversi re da tutta Europa erano stati iscritti in una sfera nelle loro mani. E là? È cambiata la musica? Non c'è più la musichetta bellissima di prima, super rilassante? Cazzo, mi piaceva. Per una volta che mi piace qualcosa. Non c'è più la musichetta rilassante, c'è sta la musichetta ansiogena, mo. Giustamente. Te volevi rilassare, ma pure te, giocherina. Allora, io, visto che ci siamo, andrei a controllare, ragazzi, effettivamente, sta porta qua, che si era aperta in principio. E vediamo. E dai, You have an ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer.
and in the other direction. Ok, c'entra qualcosa un ascensore, ho capito bene. Ah, qua c'è la sala macchine, ragazzi, infatti. La porta che conduce alla sala macchine è ok. Ah, e qua c'è l'ascensore. Però non funziona, ovviamente, me l'aspettavo. Vorrei pure vedere un modo per avviare il motore che alimenta l'ascensore. Ok, quindi si dovrà andare alla sala macchine, mi pare ovvio. Però, se è qui che dobbiamo venire, ragazzi, probabilmente devo prima comunque guardare pure dalle altre parti. Per cui io darei un'occhiatina allo studio, se ci si può entrare, ovviamente. Ah, ovviamente sì. Sir William Smith era stato designato. Non c'era modo per lui di sapere che il ragazzo dell'altro giorno proiettasse un'ombra tanto terribile. Ma di che cazzo sta parlando? Preferirei forse tornare indietro, magari. Probabilmente sì. Ok, io ragazzi adesso vivo. Perché dei... Ma che è? Ma che è? Oh! Io adesso vivo con costante terrore che qualcosa sbuchi. Qua non c'è niente, qua non c'è niente. Qua? Acciarino. Questa? Ah no, pensavo fosse importante. Vabbè. È aperta. Oh, è aperta, ok. Salve! Disturbo per caso? Io mi auguro di no. Ah, c'è pure un crocifisso. Posso usarlo contro di voi, eh? Non vi credete. Ecco, guarda, me lo appoggio qua. Pure il gufo ci mancava. Qua c'è un'altra nota. Buono, buono per noi. C'è qualche altra cosa di utile qua. Sembrerebbe di no, giocherina. Attaccati a sta gran minchia, no. Va bene, prendiamo la nota. Vabbè. È lunga, ragazzi, la leggo per conto mio. Comunque, ovviamente, voi se volete stoppate un attimo l'immagine e potete leggerla. Vabbè, sta descrivendo, ragazzi, il fatto che ha trovato questa sfera che a quanto pare cercava da anni. Sentivo che qualcosa mi stava seguendo. Abbaiava rumorosamente man mano che si avvicinava. La bestia, il guardiano della sfera, era irrefrenabile nel suo inseguimento. Oh shit. Vabbè, comunque è rimasto praticamente perseguitato da questa cosa. Non sono riuscito ancora a scrivere dell'incidente. Sono passati 10 anni, alla faccia. Mi sono reso conto che ti devo dire la verità. Ok, perché a quanto pare pure questo suo amico alla ricerca di ste sfere mitiche. Così sembrerebbe. E quindi gli ha detto, giustamente, guarda che io ci ho avuto una bruttissima, pessima esperienza. Zio, lascia perdere. Lascia perdere sto corridoio infinito che non mi piace. Oh... Ok, Let's see what you have to offer. What a mess. I should have sharpened the saw, but I can sense it. It's definitely there. Ma che ha fatto queste povere bestie? Mostro! Sei un mostro! Oddio, ragazzi, che schifo! Brutto animale! Mostro che non sia altro! Cavità del cranio umano. What the fuck? Ma oh shit. Raga, ma questo. Questo è un pazzo, questo è malato. Cioè, non c'ha pochi problemi. Gesù, vabbè, parla di un esperimento animale. Vabbè, praticamente uno studio che ha fatto su sti poveri animali, ragazzi. Cioè, questo c'è sta. Non c'è sta anche la capoccia, eh. Sta statua qua, mezza monca. Sta statua qua, regà. Io non so cosa pensare. Sinceramente, proprio parlando, ragazzi, non so. Ah! Ogni volta fa pigliare un colpo. Ho capito che il ritrovamento è abbastanza raccapricciante, ma per la miseria. Per la miseria. Una tragedia, Dan. Una tragedia. Bello, bellissimo. Qua c'è qualcosa.
Un'altra nota chilometrica. Frontiera anatomia. Vabbè, sempre. E sempre gli esperimenti, ragazzi, che ha fatto sia sugli esseri umani, sto lurido schifoso, che sugli animali. Attenzione. La colonna vertebrale del cane. Te stai male, zio, eh. Non stai bene proprio. Porca vacca. Continuiamo, va. Ah, qua è. Ah, è chiuso. È chiuso. Che dice Dan? C'è un'altra strada intorno alle macerie, uno studio. Mo mi sono rotta tre quarti di minchia, però. E ogni volta. E ogni volta devo trovare un'altra strada. Ci sarà qualcosa. Perché? Perché? Perché mi fate questo? Perché ci sarà qualcosa qua? Da qualche parte che mi sono persa. Fatemi controllare bene, perché a volte non si vedono dei dettagli. Va bene, allora, non c'è niente qui. Va bene, continuo. Non c'ho alcun tipo di problema. Proprio nessuno. Mi sono persa qualcosa qua, dai. Ci deve essere qualcosa qua intorno che mi sono persa, per forza. Crocifisso, la lampada da Aladino. Ok, non c'è niente, manco qua. Ci deve essere qualcosa. Allora, io direi di provare a tornare di qua. Secondo me di qua c'è qualcosa che mi è sfuggito. Oh, ecco per esempio. Per la finestra rotta sono tenuti insieme solo da una debole struttura di legno. Ah, credo d'aver capito. Credo d'aver capito. Spero nessuno si offenda. Oh shit. Sono all'esterno. Sono all'esterno. Io direi che la cosa più saggia da fare è suicidarci adesso. Oh shit. E chi ci arriva dall'altra parte, raga? Io ci provo, faccio questo, poi chiudo. Ci provo con calma. Ma che cazzo sta da fare? Oh. Non è tempo di potare gli alberi. Di potare l'erba. Ah! Cammina con attenzione. Mamma mia, che utilissimo commento. Devo darmi un po' più di rincorsa, ragazzi. Dai, ci riproviamo, ci riproviamo. Senza alcun tipo di problema, con calma. Hop. Hop. Hop, piano. Hop. Hop. Oh, e chi c'è qua? Oh, che sollievo. Dai. Ce l'ho fatta. Yuhu, chi è? Quando toccherà a me, non ho mostrato limiti, la mia pazienza abbraccia secoli. Da dove vengo, l'umanità non ha sprecato neppure un respiro, io mi inchino ancora a te. Ho fatto così tanto per te e non ho ricevuto nulla in cambio. Agrippa, io ho avuto fiducia in te, ero io quello che in tutta onestà avrebbe dovuto entrare in quel cancello. C'è qualcosa che non va in tutto questo. Però controlliamo sempre non ci sia qualcosa di utile, ragazzi, qua intorno, perché a volte può sfuggire. Comunque, allora, sono riuscita a, ragazzi, oltrepassare l'ostacolo nei massi. Io direi che ci fermiamo qui. E si sta facendo interessante, nel senso che si sta entrando un po' più nel vivo, pure per quanto riguarda presenze e roba del genere. Per cui, ragazzi, come sempre, se avete dei suggerimenti da darmi, li aspetto qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!